Sportello Italia. Effetto ricoveri? Allora, l'agenda Draghi, appunto, ne abbiamo già accennato che cosa rimane, che cosa si potrà realisticamente portare a casa e che cosa invece finirà in un binario morto. Lo facciamo col professor Fabio Fortuna, rettore unicusano. Allora, professor Fortuna, l'abbiamo detto, insomma, ecco, senza fare allarmismi, catastrofismi, però, insomma, ecco, a 6-7 mesi dalle elezioni, con una vicenda come quella del gas, con una possibile recessione e con la necessità dall'altra parte di portare a casa un altro pezzo importante del piano nazionale di ripresa e resilienza. Che cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente non era questo il momento per sollevare un problema del genere, però è avvenuto e voglio ricordare che il problema è sorto già nel momento in cui i 5 Stelle sono usciti dall'aula. Qualunque soluzione si fosse trovata non sarebbe stata perfetta al 100%. In ogni caso la continuazione dell'attività di governo sarebbe stata quella forse migliore per gli sistemi economici e per i mercati. Così non è avvenuto. Io non sono catastrofista. Perché? Perché i tempi sono molto stretti, però alcune ipotesi che ho sentito sono francamente un po' ardite. Per esempio, già si parla dell'esercizio provvisorio del bilancio, ma anche se si va alle urne, i tempi tecnici per chiudere il bilancio entro il 8 dicembre ci sono, bisognerà correre. Certamente non si potrà fare un lavoro come si sarebbe fatto con un governo in piedi, però cerchiamo di non allarmare troppo la collettività. C'è però, professor Fortuna, c'è un passaggio che diventa difficile perché incorre proprio nel periodo delle elezioni, che è la nota di aggiornamento al DEF più la bozza di bilancio da inviare a Bruxelles. Cioè noi cominciamo il semestre europeo, una parte importante del semestre europeo, con un governo e la finiamo con un altro. Questo è il cominciamo il bilancio con un governo e lo finiamo con un altro. Lei ha ragione, infatti votare in quelle date è una necessità, però le posso anche dire che si troverà una soluzione tecnica al riguardo, nel senso che il governo deve gestire le questioni correnti e su questo già si può aprire una finestra, perché in un caso di straordinaria necessità come questa le gestirà in modo più appropriato per quelle per cui è possibile. Per quanto riguarda il documento, le ricordo anche nel 2018 Gentiloni predispose un documento esatto. Diciamo così, e quindi, allo stato dell'arte. Beh, allarmismo no, preoccupazione sì, perché ci sono tante cose da mettere in fila. Prego, professore. Professore. Il PNRR, è vero, vale il discorso generale, ci saranno maggiori difficoltà, ma voi davvero pensate che noi perderemo 19 milioni perché entro fine anno miliardi non riusciremo a raggiungere gli obiettivi? Io no, io non credo. Sulla normativa la concorrenza si cerca di salvare con uno stralcio per quanto riguarda i taxi. Professor Fortuna. Ma tutte le cose che ha elencato Marcucci sono corrette, però non sono tutte indispensabili per avere risorse del PNRR. Io credo che il governo dovrà continuare fin quando sarà in carica a preparare tutto così come se fosse ancora pienamente operativo. Chi arriverà dovrà continuare il lavoro intrapreso e chiudere la partita in modo favorevole. È evidente che le risorse servono e sono importantissime. Servirà anche la disponibilità di Draghi per fare questo. Adesso bisognerà sondarla. Sì, sicuramente Draghi è importante, però non vediamo Draghi come un essere sovrannaturale che risolve qualsiasi problema. C'è anche altra gente che lavora... Perché la disponibilità di Draghi, perché in questo momento è lui il Presidente del Consiglio, quindi senza, diciamo, il suo operare... Certo che dovrà farlo, non dovete secondo me. Grazie a Fabio Fortuna. Sportello Italia, effetto ricoveri?